se vergognano subito. Oh, tra te la tua sorella proprio non ce l'hai in cazzo da fa' voi, Quell'inizio di... Raccontiamo lo scoppio del furgone, allora via. No. Come è stato, Gianca? Ha fatto un colpo di viola. Fino a 33 punti di invalidità. Stronzo. Con me con 33 punti me l'hanno proprio. Ma posso detto 33 punti perché lì la pensione. 33. I punti sono solo, per 5 ore adesso non va bene. Thank you.
Thank you.
54. Numero 54. Ufficialmente dobbiamo mostrare il numero 900 Fernini, micro del rappresentante per la categoria oggi del mezzuno. Siamo alla fine del tempo regolamentare, quindi aspettiamo per attingere il cartello dell'ultimo giro, quindi appena comparirà la sagoma del numero 54 delle fratte Andrea, il numero verrà esposto al cartello dell'ultimo due giri. E ultime due giornate anche per quanto riguarda il trofeo utente, l'over 45, siamo agli atti conclusivi, dove ho visto il mattatore di giornata fino a questo momento delle fratte Marco, che ha imposto la sua gara. Si presenta sul rettilineo arrivo, quindi tra poco sarà esposto il cartello degli ultimi due giri, quindi ultime due giornate ufficiali di questa seconda mancia del trofeo utente over 45. Ultimo giro in questo momento. Mentre per la seconda posizione si fa la battaglia è incominciata, vediamo che Grassini Mauro si è fatto riprendere sia da Paterno Lorenzini, quindi vedremo se riesce a mantenere la posizione durante l'euro. Poi vediamo fare il silenzio e tutto il resto del momento. Thank you.
sull'ufficialità e poi sarà partenza per 10 minuti più di giri della classe OTN X1. 5 secondi in questo momento, attendiamo solo la caduta del cancelletto. Sta bene in questo momento, quindi è partenza e vediamo chi è Dostot ed è il numero 319. Il pilota Antonio Giuseppe ci va a giudicare questa hot shot, vediamo se riesce a mantenere la prima posizione, dovrebbe essere prima posizione, quindi partenza e prima posizione e ci vanno a buttare per questo primo giro di questi 10 minuti di giri. Le procedure, in questo momento viene alzato il cartello dei 15 secondi, quindi aspettiamo 5 secondi e poi avremo le procedure di partenza quasi finite. Ecco, in questo momento 5 secondi, quindi attendiamo solo la caduta del cancelletto. Sta bene in questo momento e vediamo la partenza per numero 212. Andrea dalla posizione centrale, posto a turno di lato del nostro qua, quindi vede in colpata
Cesare, l'ultimo panettone, stanno per arrivare. Basta in questo momento, vendo cartello, gli ultimi due giri, in questo momento, ultime due tornate per il trofeo, femminile del trofeo Osva. Adesso un po' di margine. Del trofeo Italia e del trofeo Evora.